posso farlo come voglio io. Dammi la precisione di Pierfrancesco, la regia di Saint Daniel e la grinta di Luca. Ottimo, mister. Direi che ci siamo. Dobbiamo creare un degno avversario. Ok, vorrei il cuore di Luca, le gambe di Saint Daniel e la visione di Pierfrancesco. Ottimo, mister. Mettiamoli alla prova. Tu lo sai fare questo? Buonasera da Daniele Emanuelli e benvenuti ad A Tutto Sport. Ieri si è giocato il 26esimo turno di seconda divisione Girone A con due pareggi per quanto riguarda le romagnole e purtroppo due sconfitte, pesante soprattutto quella del Rimini che poi analizzeremo qui con i nostri ospiti. Prima di andare avanti però presento subito la nostra valletta di questa sera, ovvero la mitica Linda che ritorna qui da noi. Buonasera Linda. Buonasera a tutti. Lascio a te la parola per presentare gli ospiti. Perfetto. Prego. Allora, questa sera sono qui con noi il portiere del Bellaria, Vincenzo Melillo. Buonasera. L'allenatore del Forlì, Attilio Bardi. Buonasera. E i nostri opinionisti, Pierfrancesco Grossi. Buonasera. E Luca Filippi. Buonasera. Buonasera anche da parte mia. Ricordiamo anche il numero per interagire con noi. Prego. Sì, allora il numero è 333-6094-299 e potete anche aggiungerci su Facebook come A Tutto Sport. Perfetto, adesso chiediamo al nostro Papen in regia, alias Stefano Papini, se ci può mostrare per l'appunto i risultati del 26esimo turno e poi andremo a leggere anche la classifica di seconda divisione Girone A. Prego Linda. Bellaria Bassano 1-1, Casale Mantova 1-2, Castiglione Alessandria 0-0, Fano Sant'Arcangelo 1-1, Giacomense Milazzo 2-0, Monza Renate 2-1, Savona Forlì 2-0, Venezia Rimini 4-1, Valle d'Aosta Pro Patria 2-2. Perfetto, adesso con l'ausilio della regia andiamo a leggere la classifica che puntualmente il nostro Papen ce la mostra in questo momento. Prego. Savona 53, Pro Patria 52, Castiglione 45, Bassano, Venezia e Renate 44, Alessandria 40, Forlì 39, Monza Mantova 37, Sant'Arcangelo 28, Bellaria 27, Valle d'Aosta 25, Giacomense 24, Rimini 23, Fano 21, Casale 15 e Milazzo 9. Perfetto, prima di andare a vedere proprio le schede di presentazione relative ai nostri ospiti, scambiamo due battute con loro, iniziando dal portiere Melillo. Vincenzo, buonasera. Buonasera. Niente, partiamo con una battuta. Ti sei scoperto portiere del Bellaria titolare in un pomeriggio caldo di Milazzo, in Sicilia, su un terreno al limite dell'impraticabilità. Sì, due settimane fa... Il terreno era quasi impraticabile e questo ha permesso, diciamo, per sfortuna di Andrea Rossini, per fortuna mia, che la palla si è fermata e ha fatto, diciamo, un intervento un po' maldestro per colpa del campo. E quindi, per fortuna mia, ripeto, è iniziata, insomma, diciamo, questa avventura col Bellaria. È andata bene perché poi alla fine avete ottenuto i tre punti vincendo due reti a uno. Sì, sì, non abbiamo mollato nonostante eravamo in 10, quindi ci è andata bene, dai. Perfetto, passiamo adesso al mister Attilio Bardi, allenatore del Forlì. Buonasera mister. Buonasera. Lei deve sapere che il nostro Pierfrancesco Grossi l'ha inseguito a lungo. Ma l'ha trovata, ce l'ha fatta. ce l'ha fatta. Infatti quando camminavo per strada, vedevo uno che mi inseguiva. No, guardi, lui fa sempre apprezzamenti sulla sua squadra e fortemente l'ha voluta qui, però purtroppo ha scelto magari la giornata sbagliata perché ieri Forlì ha perso, ahimè, contro un Savona che si candida a questo punto a vincere il campionato perché ieri ha superato la Pro Patria. Sì, direi che ormai, tranne grosse sorprese, credo che ai vertici della classifica, insomma le squadre che
saranno promosse, saranno secondo me con merito Pro Patria e Savona. Poi per il resto credo ci sarà una lotta fino alla fine per raggiungere i playoff. Prima di lanciare il primo servizio della serata, chiedo per l'appunto al nostro Papen di preparare la scheda relativa al nostro Melillo. Pierfrancesco, una battuta veloce anche con te. Ieri giornata gradevole, c'è stata qualche sorpresa, qualche risultato che un po' ti ha lasciato a bocca aperta? No, direi alla fine abbastanza tutto nella norma. Il Rimi ha perso col Venezia, era prevedibile. Ecco, ci fermiamo qui, c'è bastato, grazie. Luca, ti ha sorpreso qualche risultato ieri? Beh, sicuramente il pareggio della Valle d'Aosta con il Pro Patria è stato abbastanza sorprendente, anche perché è arrivato all'ultimo minuto di recupero, quello sorprendente, sorprendente il 4-1 di Rimini a Venezia, ma sorprendente anche il pareggio tra Bellare e Bassano. Il Bassano veniva da due vittorie consecutive, una squadra molto forte, Bellare se l'ha giocata a viso aperto, dopo lo vedremo. Per il resto adesso a memoria non ti ricordi, ma dopo vedremo. No, a memoria non ci sono altri risultati dopo, particolarmente a memoria ti aiuterà più Francesco Grossi, non ti anche il Monza che ha battuto il Renate è abbastanza un risultato importante. Fra un po' fai prima a dirci tutti i risultati. Esatto. Linda, lascio a te la parola, prego. Sì, lanciamo la servizio relativo al nostro ospite Vincenzo Melillo. Scheda Vincenzo Melillo, portiere. Luogo e data di nascita Benevento, 22 agosto 1986. La storia di Melillo è tutta da raccontare. Avvio di carriera alla Paganese nel 2005-2006 in Serie D, poi il debutto tra i professionisti nella fila di Poggibonsi e Castelnuovo. Il salto di categoria vecchia C1 nella Paganese dal 2007 al 2009, dove conosce anche Mister Pepe. Il salto all'Ascoli, una tappa che si rivela sciagurata. Zero presenze nella prima stagione, il passaggio fuori rosa e dunque nulla da fare in Serie B con la maglia bianconera. Un calvario lungo tre anni fatto di soli allenamenti e tanti problemi, poi la svolta. A gennaio lo scambio con De Bellis e l'arrivo in Romagna per il rilancio e ritrovare l'entusiasmo del tuffo nel fango. Rossini si fa cacciare al decimo a Milazzo, Melillo entra a freddo dopo tre anni di peripezie e se la cava alla grande. Contro il Bassano l'ovvia riconferma una prestazione efficace impreziosita dall'intervento salva risultato nell'ultimo minuto di recupero. Ora, come prima, la voglia di non fermarsi più e un morale decisamente rinfrancato. Melillo, è stato bravo il nostro Luca Filippi oppure dobbiamo sgridarlo? No, è stato bravo, va bene così. Pierfrancesco, ti è piaciuta la scheda? Perché... Sì, ecco, è stato abbastanza lineare. Vedi, hai il consenso anche di Pierfrancesco Grossi. Quello è importante. Mentre chiediamo al nostro Papen di prepararci la scheda relativa appunto al mister Attilio Bardi, per Francesco, no? Tu hai preparato la scheda proprio relativa al mister, possiamo dire, no? Ti sei davvero molto divertito oggi, no? Hai trovato anche una gag simpatica come canzoncina che adesso andremo a vedere. Sì, per scherzare, a proposito del nostro tecnico, che io trovo sia un allenatore molto molto preparato, che ha fatto tanta gavetta in panchina, poi è arrivato... a sedere in C2, si sta divertendo tantissimo, sta puntando decisamente anche al salto in categoria superiore e chissà non possa riuscirci. Quel che si apprezza di lui è la grande capacità che ha come allenatore e anche da un punto di vista così teorico, infatti mi sono permesso di chiamarlo anche un po' filosofo del calcio, questo mi piace molto. Per questo anche credo il Folì potrà fare molto, perché siede in panchina uno come Attilio Bardi. Ci prepari, mister. Ho una cena pagata. Lasciate la parola, Linda. Ci lanciamo dal servizio relativo all'altro nostro ospite, Attilio Bardi. Su un campo di calcio ci è nato Attilio Bardi, già, perché casa sua era proprio ad un passo dal campo della sua San Piero in Bagno e il padre, incallito appassionato di pallone, nonché allenatore di quella sampierana, lo portava ad assaggiare quell'erba e quelle righe, come fosse il giardino di casa e lui, il piccolo Attilio, classe 1961, ma del 13 dicembre, ci si è abituato a respirare quell'aria. Attaccante, seconda punta,
sempre di quella sampierana, ma poi anche di Spa, Rondinella, Torres, Vispesolo, Sarsina, prima di ripartire dalla panchina, indovinato un po' con la sampierana, ma farsi esperienza, anche come secondo di Arrigoni al Montevarchi, poi Massa Lombarda, Boca, con cui alzò il grido di vittoria nel campionato di D del 2005-2006, per poi finire esonerato l'anno dopo in C2. E non diversamente la stagione successiva a Rovigo, quindi il Forlì, trionfo d'eccellenza nel 2009-2010 e in Serie D 2011-2012, ovvero la stagione appena conclusa prima della carica da 101 di quest'anno dei suoi galletti stile Asterix, per una cavalcata verso gli spareggi per la prima, ostica ma non impossibile, magari come quella del suo Milan a rincorrere la Juve, esaltatore del tridente, filosofo appassionato del calcio, lui che ci è nato sul campo verso orizzonti di gloria, ora sul canto dei suoi galletti. Mister, peccato che non sia milanista anche lui, no? È quasi perfetto. È l'unico difetto, beh, nessuno è perfetto. È l'unico difetto, gli è piaciuto il servizio, no? Sì, sì, molto bello. Ben curato. Volevo fare questa domanda, è stato, diciamo, anche l'oggetto del desiderio di molte squadre, addirittura io ho letto un articolo del noto, adesso diventato mensile nazionale Guerri Sportivo, sul suo Forlì, che l'ha portato per l'appunto, come ricordava nel servizio il nostro Pier Francesco, dalla Serie D alla C2. Io la chiamo ancora C2 perché odio il termine seconda divisione. Seconda divisione. Dunque, si è preso delle grosse soddisfazioni, no? Come ricordava per l'appunto nella scheda di presentazione Pier Francesco Grossi, ma la verità è che vogliamo sapere noi dove può arrivare quest'anno questo Forlì, perché abbiamo visto grandi partite, grandi prestazioni, soprattutto con squadre magari più attrezzate per la vittoria finale. Ma guarda, intanto, come ho sempre detto, c'è già un traguardo che abbiamo raggiunto, che è quello, secondo, di essere salvi a 9 giornate, 10 giornate dalla fine. E questo era l'obiettivo principale a inizio anno. È vero che abbiamo fatto dei buoni risultati per tutto l'arco del campionato, secondo me esprimendo anche un buon calcio per la maggior parte delle partite. Adesso siamo in una posizione di classifica invidiabile, abbiamo queste ultime partite che per noi diventano delle finali, perché c'è un traguardo molto importante che vogliamo raggiungere, che è quello dei play-off, che sarebbe veramente coronare una stagione fantastica. Non sarà facile perché ci sono squadre attrezzate, ci sono squadre forti, ci sono squadre che in alta classifica a gennaio hanno cambiato molto, come il Venezia, e sta facendo grossi risultati, però noi ce la metteremo tutta fino alla fine. Pier Francesco, mi ricordo che tu comunque hai visto il Forlì più di un'occasione, quest'anno siamo stati anche inviati assieme per quanto riguarda il derby con il Sant'Arcangelo, è comunque una squadra secondo te che può arrivare benissimo ai playoff, perché abbiamo visto anche la rincorsa del Venezia che è stata bella, prestigiosa, perché ricordiamo che Venezia era molto indietro in classifica, oggi la ritroviamo al quarto posto in classifica a un punto dalla terza che è il Castiglione, no? Sì, e anche il segreto della rimonta del Venezia è in questo momento il tecnico che è arrivato da 7 turni, no? Stefano Sottili, 6 vittorie e un pari, a dimostrazione di quello che dicevo prima, cioè che in qualche caso l'allenatore può fare la differenza. Allora ecco il Forlì che già ha un buon organico, una buona squadra, una piazza importante, una società seria che ci crede, può disporre anche di un allenatore così significativo, chissà non possa riuscirci, anche se sicuramente è molto complicato perché i posti a disposizione per il Forlì sono pochi, con tante squadre che ci stanno lottando, forse potrebbero venire meno, dico io, il Castiglione e il Renate, ma d'altro canto sta incalzando il Monza, addirittura forse anche il Mantova, perché lo stacco e poi con Sant'Arcangelo, per la bassa classifica. Quindi molto molto complicato, perché molte sono le contendenti, tutte con ottime possibilità, però credo che il Forlì possa essere un altro giocarsela fino alla fine, al di là della sconfitta di ieri che forse, credo, poi lo dirà il mister, poteva anche starci contro il Savona così spietato. Appena vedremo il servizio. Mentre chiedo al nostro Papenni in regia di prepararci il servizio relativo al punto del girone, mister, aggiungo io, e poi non dimentichiamoci che mercoledì il Forlì deve recuperare la gara con il Renate, no? Sì, dobbiamo recuperare la gara che è stata rinviata per neve. E adesso abbiamo 2 gare importanti, perché abbiamo le squadre che ci sono sopra di noi, una 44 e una 45, che sono Renate e Castiglione. Venire fuori con dei punti importanti in queste 2 gare sarebbe significativo, perché comunque intanto avviciniamo 2 squadre che sono completamente dentro i play-off, quindi
È chiaro che non sarà facile perché sono due buone squadre, credo che l'abbiano dimostrato nell'arco del campionato, però il nostro obiettivo, come sempre detto, è sempre quello di ottenere il massimo e cercheremo di farlo anche in queste due gare qua. Perfetto. Lasciamo a te la parola, Linda, per lanciare il prossimo servizio. Andiamo a vedere il servizio relativo al punto del girone del nostro Daniele Emanuelli. Cambio a vertice nel 26° turno di seconda divisione A. L'ex capolista Propatria viene bloccata sul 2-2 dalla Valle d'Aosta. La formazione di Filicano, due volte in vantaggio con i gol di Nossa e Giannone, si fa raggiungere dalle marcature di Gidai e di Iocolano. Approfitta di questo risultato il Savona, che tra le mura amiche stende i Forlì per 2-0. A bersaglio per i Liguri vanno la Rosa e Carta con un gol per tempo. Non riesce invece più a vincere il Castiglione, che su un campo pesante viene bloccato sullo 0-0 dall'Alessandria. Con questo risultato i rossoblù mantengono per ora la terza piazza, ma dietro un solo punto di distanza insorgono il Bassano, che a Bellaria pareggia grazie a Longobardi dopo essere andato sotto con un rigore di Zambiera, e Venezia, che schianta i Rimini con un netto 4-1. Godias, dopo aver fallito un calcio di rigore, si riscatta pareggiando la rete iniziale ospite di Marras. Poi nella ripresa si giocano solo a porta con i lagurari, che siglano altre tre reti con Marconi e una doppietta di Cenetti. Tra queste squadre a 44 punti c'è anche il Renate, sconfitto in un derby molto caldo a Monza. Per i nerazzurri si segnalano tre espulsioni, tra cui quella del tecnico Sala. In campo il 2-1 finale porta le firme per i padroni di casa di Gasbarroni su rigore e Valagusa a tempo scaduto, mentre per il Renate in momentaneo pareggio era stato siglato da un'autorete di Grausso. In zona rossa fa il pieno solo la Giacomense, che a domicilio batte Milazzo per 2-0, partita archiviata già dopo la prima frazione di gioco dai sigilli di Varricchio e Pressonè. Pareggio dei rigori invece è quello tra Fanno e Sant'Arcangelo, marchigiani avanti con Del Core, i romagnoli rispondono sempre dagli 11 metri con Anastasi, ma il vero protagonista del match è stato senza dubbi il portiere ospite Ruffato, che sostituiva nell'occasione l'influenzato Nardi. Chiude la giornata la vittoria del Mantova sul campo del Casale per 2-1, Bini e Respinis danno una vittoria ai biancorossi più complicata del previsto, a nulla è servita la rete del Piemontese ad opera di Cristiano. Mercoledì si torna in campo con i recuperi di Bellaria Sant'Arcangelo, Forlì Renate, Casale Monza e Valle d'Aosta Alessandria. Perfetto, dopo aver visto quello che è successo esattamente ieri nel 26° turno di seconda divisione Girone A, noi rientriamo in studio e adesso commentiamo appunto la giornata, mentre chiedo al nostro Papen di far vedere ai nostri telespettatori a casa i gol che non riguardano i romagnoli, quindi delle altre partite che non seguiamo da vicino, così in modo tale che potete vedere anche esattamente quello che è successo sugli altri campi. Benissimo, partiamo questa volta adesso dal nostro Luca Filippi. Solita domanda, Luca, prima ti chiedo di non parlare del romagnolo perché poi ne approfondiremo poi il discorso quando vedremo i servizi. Ti chiedo di dirmi invece qual è stato il risultato più importante per quanto riguarda la zona bassa della classifica di seconda divisione. Il più importante a livello di prestigio, come dicevo poco fa, è il pareggio del Valle d'Aosta con la Propatria, un pareggio appunto arrivato nei minuti di recupero che rilancia un po', diciamo, le ambizioni salvezza degli uomini di carbone, che ultimamente stavano accusando un po' di difficoltà. È importante anche la vittoria della Giacomense contro il Milazzo. È vero che magari il Milazzo, pur giocando a viso aperto, comunque dando il massimo, comunque sia fuori casa, chiaramente fa un po' più fatica, deve sostenere dei viaggi abbastanza lunghi e massacranti, insomma sono ultimi non a caso, e diciamo che per la Giacomense non è stato ieri, non è stato difficile. Abbiamo visto pochi secondi fa il gol di Varricchio e il gol di Personè che hanno deciso l'incontro. Sicuramente una vittoria importante per la Giacomense, perché anche la Giacomense veniva da un momento piuttosto negativo. Purtroppo purtroppo non si può non dire di Fano Sant'Arcangelo. È vero che ne parleremo dopo, però è proprio uno scontro salvezza a tutti gli effetti, un pareggio che analizzeremo dopo, però sinteticamente si può dire che sta molto bene ai clementini, vista la partita molto sofferta e comunque condotta dai padroni di casa. E poi c'è Rimini, che appunto ha perso, il Casale che non è riuscito, insomma,
a bloccare, il Mantova. Penso che però se la sia giocata, a differenza magari delle prestazioni contro Casale e contro il Rimini, se la sia giocata ieri, anche perché probabilmente essendo tra le mura amiche è stato un po' agevolato in questo, però alla fine il Mantova, che è un organico più attrezzato, una squadra più quadrata e sicuramente più tranquilla al momento, è riuscita a vincere. E purtroppo per le romagnole è un risultato, insomma, che i risultati sorridono a Bellari e Sant'Arcangelo, un po' meno a Rimini. È vero quello che dice, perché comunque la classifica oggi è molto preoccupante, soprattutto per i biancorossi. Però mentre chiedo al nostro Papin di prepararci il servizio relativo alla goal parade, volevo fare proprio con Vincenzo, volevo chiedere una cosa curiosa, no? Prima Luca diceva appunto il Milazzo è poco agevolato, perché considerando anche la lunga trasferta, quando arriva anche a giocare nel Nord Italia con squadre come la Giacomense, come è successo ieri, i giocatori si vedono che non sono pimpanti magari rispetto alle partite interne. Volevo dirti, si trovano come quando si affrontano squadre del genere, ultime e penultime in classifica, come si trovano motivazioni? Le motivazioni si trovano che sono tutte battaglie, soprattutto se noi siamo in Bellaria e adesso abbiamo tutte partite importanti. Non conta adesso Savona, non conta adesso Pro Patria, sono tutte delle finali. Quello che voglio chiederti, proprio nel dettaglio, far capire anche gli amici a casa, quando sì, magari voi a casa o comunque nello spogliatoio guardate la classifica e siete appunto consapevoli di andare a giocare a Milazzo, cioè andate con l'idea appunto di affrontare l'avversario senza guardarli in faccia e quindi giocarvi la partita? Sì, sicuramente a viso aperto, questo sì, anche se comunque sì, il viaggio è tutto, però è il lavoro, è il calciatore, quindi alla fine sì, vai riposato il giorno prima e ti prepari per la partita. E secondo te, come diceva Luca, anche in riferimento al Casale, il fattore interno, soprattutto per queste squadre che si trovano all'ultimo, al penultimo posto della graduatoria, conta davvero così tanto? Ma sì, sicuramente conta, secondo me. Però comunque è anche la squadra che dice la sua sul campo. Perfetto. Nina, lasciate la parola. Andiamo a gustarci i gol più belli della giornata con la nostra Goal Parade. Mister Bardi, gol di carte, sicuramente un gol da Serie A. Ah, assolutamente, io che poi l'ho vista dal campo devo dire che ho visto pochi giocatori calciare così bene, così forte, così. Adesso non so se è una sua prerogativa, ma in quella circostanza sicuramente
ha fatto un grande gol, una palla veramente imprendibile. Il telecronista dei Liguri ricordava che era il suo secondo gol in stagione, ma il secondo gol su calcio piazzato, quindi diciamo che ci aveva già provato in precedenza, gli è andata bene tutte e due le occasioni. Peccato che gli è andata bene anche quello. Esatto, peccato che è andata contro di voi un pallone in rete. Prima, vedendo anche la nostra gol parete, c'è stato un gol importantissimo di Godias, no? Che si è scoperto nuovamente grande, con più stimoli, proprio sotto la cura, come ricordava il nostro Pierfrancesco Grossi, sottili. Ecco, quanto conta avere giocatori così importanti in questa categoria? Conta perché comunque sono giocatori di grande esperienza, sono giocatori che hanno calcato palcoscenici importanti, sono giocatori che sanno stare in campo, e magari sono, per quanto riguarda Godias, non è tanto appariscente, ma al momento opportuno sa farsi trovare pronto. Comunque un giocatore che Godias ha sempre fatti, ha una grande forza fisica e in area di rigore di testa veramente imparagonabile, un giocatore che pochi giocatori ho visto colpire come colpisce lui. Io devo fare i complimenti anche perché Forlì ha dei centrocampisti goleador, un caso specifico si è visto nella trasferta che avete vinto in quel di Fano, sì. Grandissimi gol, parlavamo prima del gol dell'Eurogol di carta, ma anche quei gol in quell'occasione davvero belli, sì. Uno più bello dell'altro, soprattutto dalla distanza, no? Sì, è stato molto bello il primo gol di San Paolesi, San Paolesi, Mordini, tiro a pallonetto sul portiere, ha fatto il tiro di Mordini, il secondo gol di Evangelisti, mi sembra, il quarto, la no? Punizione, la punizione di Evangelisti. Sì, sono stati, in quell'occasione sono stati veramente bravi. Quindi davvero, come dice sempre il nostro Pierfrancesco Grossi, una sorta di Serie B2, questa seconda divisione del Girone A, davvero tantissimi giocatori di valore, lui fa riferimento perché ha un debole per la Pro Patria, soprattutto a Giannone, Cozzolino, però mister... È un campionato molto difficile, ci sono squadre che hanno grandi valori tecnici, faceva riferimento alla Pro Patria, credo che la Pro Patria davanti sia la squadra che ha giocatori di grande qualità. Cozzolino, Giannone, Falomi, Serafini. Ma è davvero la più forte di questo campionato secondo lei, oppure perché molti addetti ai lavori fanno parecchio, spesso e volentieri dicono che il Bassano è quella più attrezzata, comunque quella che hanno visto giocare meglio. Ci lascia un po' perplesso queste considerazioni, perché vai a vedere la classifica e purtroppo il calcio è fatto di risultati. Io credo che a questo punto del campionato la classifica rispecchi pienamente i valori del campionato stesso, cioè se la Pro Patria è prima, credo che meriti di essere prima. Noi abbiamo giocato anche contro il Bassano, noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo pareggiato 1-1, vincevamo 1-0 fino a 2 minuti dalla fine, abbiamo preso un gol su un errore nostro in ripartenza, su un cross, però devo dire che se da un punto di vista del gioco nessuna delle due squadre mi hanno impressionato, però sono squadre che insomma, sanno quello che vogliono, sono squadre che quando danno la palla davanti hanno giocatori che fanno la differenza, tutte e due squadre. Secondo me più la Pro Patria che il Bassano, anche se il Bassano secondo me ha un ottimo giocatore, che è stato anche un mio giocatore, che è Longobardi. E quindi, però credo che abbia un reparto offensivo più importante la Pro Patria rispetto al Bassano. Perché se posso permettere un momento, sì, spesso si dice che la Pro Patria e il Bassano giochino meglio, invece il Savona sia più concreto. Lei che ci ha giocato contro il Savona? Sono d'accordo che il Savona sia una squadra concreta, perché è una squadra che noi abbiamo perso, però di fatto abbiamo subito due tiri in porta, il primo su un errore nostro, una ripartenza, una palla persa a metà campo, e abbiamo fatto questo errore, abbiamo subito questa ripartenza quando San Paolesi era largo per sviluppare il gioco, l'hanno preso d'anticipo, sono andati al tiro e abbiamo subito il primo gol, poi di fatto non abbiamo più rischiato se non fino al secondo gol, tra l'altro abbiamo avuto anche un'occasione grossa con Melandri di testa, che la palla è finita nel secondo tempo, è finita fuori di poco, però è una squadra, è vero che non fa un gran gioco, ma è una squadra insomma, che sa quello che vuole, è una squadra corta, è una squadra tosta, è una squadra grintosa, è una squadra che è comunque davanti a dei valori, perché Fantini è un ottimo giocatore e Virdis si sta rivelando sì. Capocannoniere del girone, quindi è una squadra difficile da affrontare. Tra l'altro sta dimostrando che può vincere anche senza i gol di Virdis. Sì, non li ha fatti lui. Infatti io mi ero preoccupato di dire state attenti a Serafini e Virdis, i miei difensori sono stati bravi a marcare loro. Hanno fatto gol gli altri. Va benissimo, mentre dico ai tifosi del Rimini, rimanete con noi perché fra poco andremo a vedere proprio il servizio che il nostro Papen ci preparerà relativo a Venezia-Rimini. Una battuta veloce anche con il nostro portiere di questa sera, ovvero
Melillo, no? Ne hai due stasera in portiere. No. Uno d'albergo. Comunque, lui porti d'albergo, bravo mister. Comunque, vabbè. Perché scegliete lui. Perché rovini un momento così professional dicendo che tu sei un portiere? Oh, tre tiri, tre gol. Chiedi quanti gol hai fatto. Quanti ne hai presi sabato? 5. Avete vinto 6-5, spero. No, abbiamo perso 5-3. Buono, siete una bella squadra, complimenti, continuate così. In classifica? Eh? Quanto siete in classifica? Lasciamo perdere, dai. Ci dai il punto, no, il parere? Ultimi, saremo quarto ultimi. Come Rimini. Ci dai... Però non retrocediamo, perché più giù di lì non si può andare. No, infatti i nostri telespettatori da casa hanno sentito come Rimini, magari si sono detti, chi sta parlando Luca, non è un fantasma, è il nostro Renzo Sartini, interista, interista, ricordiamo Bologna 1, Inter 0 a Milano, per la sua gioia. Il Milan intanto è terzo. Luca, no, devi fare la domanda al portiere. Ecco, certo, hai pazienza, ma i portieri sono così. No, prima chiedevo appunto al mister, che impressione gli ha fatto il Bassano? Bassano è una squadra che ha giocato molto pala, non la perdeva facilmente. Noi sicuramente sapevamo che loro qualitativamente erano superiori. Abbiamo cercato di aggredire le arti, non è stato facile perché secondo tempo poi ci hanno messo sotto. Senza creare poi chissà che occasioni, però nel finale poi magari qualche tiro da lontano, sono stati anche sfortunati. E ti sei saltato con diverse prodezze, poi ne parleremo quando vedremo il servizio. Linda, te la parola. Allora andiamo a vedere il servizio relativo a Venezia Rimini. Certo, alla Mi Mamma trovi piatti di carne e pesce secondo la tradizione romagnola, uniti a innovazione e originalità. E poi tante proposte per gli amanti del cibo naturale, menù per vegetariani e vegani. Che bontà! Già, che bontà! Tutta la pasta, la piada e i dolci sono fatti in casa, come una volta! Allora, che aspettiamo? Andiamo a deliziarci il palato alla Mi Mamma, in via Poletti 32, piazza...